Buongiorno amici di Billiard Channel, sempre in diretta il biliardo a boccette questa mattina sul nostro canale come nella giornata di ieri. Siamo ad Ancona, al circolo 14 febbraio, dove oggi si decreterà il campione italiano Master Boccette. Quello che vi proponiamo questa mattina sono due partite di playoff che decreteranno il quarto semifinalista. Ci sono già tre giocatori che fanno parte della pool finale e sono Enrico Rosa, Daniele Ricci e Lorenzo Turroni. Da il playoff che vi trasmetteremo stamattina verrà fuori il quarto giocatore che si contenderà il titolo. La prima partita che vi proponiamo è quella tra Alessandro Naderi e Gianni Lugli. La squadra è al completo, in regia Fabian Arte, alle riprese soggettive Tom Ruban e accanto a me per il commento tecnico Loris De Cesari. Buongiorno Loris. Buongiorno Nicola, buongiorno. Allora, dacci una presentazione. Tra l'altro Naderi l'abbiamo visto ieri, sì. Abbiamo visto nell'ultimo incontro di ieri contro Andruccioli, purtroppo per lui ha perso, però ha ottenuto lo stesso la qualificazione a questo importante playoff. Mentre Lugli, parlaci un po' più di Lugli. Lugli è stato campione italiano master alcuni anni fa, proprio qui nelle Marche, a Fermo, risultato eccezionale, è sempre stato un grande protagonista di queste finali e anche ieri ci ha messo lo zampino, ha lottato con le unghie e con i denti, forse con qualcosa in più per venirne a capo nella partita spareggio che ha disputato con Carlo Sandrini. Alla fine, grazie al pareggio ottenuto, lui è andato al sesto posto in classifica, mentre Carlo Sandrini è il primo escluso come ottavo classificato. C'erano solo due che rimanevano diciamo nella categoria senza giocare nei play-out e nei play-off. La zona neutra, Sandrini, bravo, e Palazzesi. E si è guadagnato questa possibilità ed è un elemento molto pericoloso. Naderi, nonostante la sconfitta che hai ricordato te con Andruccioli, è in quota per poter guadagnarsi lo spazio della semifinale e qui gode di un piccolo vantaggio rispetto a Lugli, perché su questo biliardo ieri gli abbiamo fatto fare una partita. Dice e non dice l'aver fatto una partita, però per esigenze televisive c'è questo piccolo vantaggino. Quest'oggi punk devono fare tre set perché non c'è possibilità di pareggio, quindi di pareggio, uno deve vincere. Si gioca 2 su 3, chiaramente sempre ai 50, ai 50 punti. Comunque ci sono arrivate delle importanti sentenze da questa prova, che era l'ultima delle tre che sono state giocate, dove i professionisti delle boccette, i master delle boccette, si sono incontrati uno contro l'altro in 15 scontri diretti. Purtroppo abbandonano la categoria Gagliandro, Merloni e Fabbri. Si è disputato ieri l'incontro di playoff tra Minocchi e Molduzzi, addirittura un playout tra Minocchi e Molduzzi era impronosticabile, ha avuto la meglio Minocchi, poi si è disputato anche il playout tra Perucchetti e De Antonis. Chi ha vinto tra i due? Ha vinto De Antonis. Tra l'altro che partiva da una posizione svantaggiata, quindi doveva vincere 2-0 e ci è riuscito. Esatto, infatti è uno dei pochi casi, io ne ho visti tanti, di questi play-out dove chi è dietro in classifica è riuscito a sovvertire, perché il vantaggio sembra relativo ma è molto ampio, quello di avere la possibilità di doppio risultato, perché basta vincere il primo set già e si compie il più delle volte. E la cocente sconfitta di Luca Molduzzi in qualche modo sembra che abbia indirizzato il giocatore Ravennate, che ora gioca comunque per Cesena, di rinunciare anche alla possibilità di essere ripescaggio, perché quest'oggi per chi ha perso i play-out, ovvero che è retrocesso, c'è una possibilità di poterci ritornare nella categoria attraverso la pool che promuove altre tre persone. Sono in campo in questo momento anche 40 atleti delle gare di selezione che si giocano 5 posti per poi oggi pomeriggio nei 24 giocarsi i 3 che vanno a completare il quadro dei 16 master di quest'altro anno. E quindi abbiamo questa situazione, però penso che oggi la giornata sia incentrata principalmente per eleggere il campione e non abbiamo detto ancora tutte le parole che meritava il rientro di Enrico Rosa con
un primo posto in classifica, che era sicuramente un qualcosa che mancava da tanto tempo, perché Rosa è rientrato l'anno scorso, fra le altre, assieme a Lorenzo Turroni. Esatto. I due rientri che sono già in semifinale. La conferma di Ricci direi non fa notizia, perché Ricci, nonostante che fosse in zona di classifica prima dell'ultima giornata difficoltosa, c'era da aspettarselo che durante le finali, come gli altri anni, venisse fuori. Tanto certo, ha vinto il primo pallino da bocciare. Il primo punto di bocciata, chiaramente se l'è guadagnato Luigi, addirittura ne ha messe due vicino al pallino, quindi si guadagna 3 punti e la bocciata. Possiamo già fare una battuta. Tiro mancino. Tiro mancino, tra l'altro, con 2 dita, sia col medio e sia con l'indice. Ed è anche molto efficace. 10 punti per Gianni Luigi, che realizza su questo tiro di bocciata. Nella prima bocciata Alessandro Nadele aveva realizzato il 2. Diciamo ha mantenuto un po' lo schema che ha avuto nella partita con Andruccioli, perché non ha brillato nelle marcature sulla bocciata. Nadele è uno regolarista, è uno che praticamente prima di lasciarti lo spazio nella costa, insomma, ti fa penare e va avanti, però anche a sobbalzi. A volte c'ha delle partite dove non fa molti birilli. Quando le fa è devastante ed è sempre nelle prime posizioni di questa categoria. Tra l'altro, ho visto che dirige un gioco molto lungo, quindi di solito cerca di portare sempre il pallino alla corta. Sto parlando di Nadele. E vediamo questo tentativo di Luigi, che non va a segno davvero per pochissimo, però ottima giocata per Luigi, che riesce a portare via la boccetta del suo avversario e lascia molto vicino la sua al pallino, in accosto Nadele, per riguadagnarsi il punto e mantenere la boccetta di vantaggio. Ci riesce molto bene. Sì, però anche in questo caso apre un po' il gioco. Sì, posizionando di fianco al pallino può essere questo una cosa invitante per Gianni Luigi andare di rimessa. Dopotutto lui ha la boccetta di ritardo, quindi la speranza di tenere il pallino è minore, quindi va presumibilmente all'attacco. È in effetti un'altra trasponde, l'obiettivo è di mandare il pallino alla boccetta nei birilli, invece prende in questo caso un po' più sbagliato rispetto a prima il tiro, però il doppio bersaglio, insomma, il tiro di rimessa dell'avversario non te lo toglie nessuno, insomma. Adesso l'opzione di Nadele, che non è un attaccante, potrebbe essere quella di andare alla costa per mantenere, diciamo, il vantaggio di boccetta. Avrebbe... Sì, anche perché se portasse il pallino verso il basso, verso la nostra telecamera... No, comunque gli fa gioco, quindi un'ottima scelta anche questa, a meno che non scivoli via con la rossa. Ha colpito pieno la bianca, se no la rossa sarebbe uscita dal raggio d'azione per la costa. Adesso con l'ultimo invece non va all'attacco a Luigi, perché spera magari di poter mettere la propria boccetta in prossimità del pallino con questa lunga corta, magari abbassarla quel pallino, invece la direzione non è delle migliori, si fermerà di fianco e quindi per Nadele c'è un ampio spazio per colpire la boccetta o il pallino e prendere il punto, sempre con la classica trasponde. Quindi, dice andrà di 2 oppure dice andrà di 3? Io o penso andrà che vada di 3. Va di 3 per alzare il pallino e fare 3 punti. Eccoli qua. Però è un po' sostenuta. Che errore. Potrebbe lasciare il punto. Attenzione. Sì, adesso abbiamo, si va alla misurazione. Secondo me sì, perché abbiamo tra la biglia bianca vicino al castello. Vedete l'arbitro Ricci, ormai l'arbitro fidatissimo del biliardo televisivo. No, il punto 1 comunque l'ha preso, quindi, però i 3 punti dovevano essere scontati, invece deve accontentarsi della bocciata con l'accosto semplice da 1 punto. Quindi punto per Nadele. Sì. E vediamo se migliora la sua media sulla bocciata. Alla prima bocciata ha realizzato solo 2 punti. Quindi una partita contro due mancini che si affrontano. Gli unici due rimasti unici in lista. Ma forse sono anche sono gli unici due che bocciano, che giocano di mancino. 6 punti. 6 punti su questo passaggio di terza passata.
come vi avevo un po' accennato, l'avevamo visto ieri, Naderi predilige molto il gioco con il pallino molto vicino alla corta in basso, giusto? Sì, in basso. In questa basso. È la sponda bassa perché si gioca solo da quella parte, quindi gli abbiamo dato questa denominazione che ormai per noi è usuale, quella di dire la sponda bassa, poi sponda corta è uguale sia la porta quella superiore che quella inferiore. In quel caso noi lo chiamiamo sponda bassa, dai. Questo è il gioco che può fare. Poi ecco qua, penso che ci arriva così. Dall'altra parte, quindi esatto. Cercherà di arrivarci in questa situazione. Sì, sì. Complimenti, mi sono buttato, Loris. No, hai fatto molto bene, hai azzeccato pieno la direzione. Sì, chiaramente ha preferito passare al largo del castello perché aveva certo. Molto più angolo d'entrata anziché passare internamente al castello. C'è molto spazio anche per Lugli per guadagnarsi questo accosto. E ce la fa. Sempre è la, sempre solita, la medesima sì, strada invece per Naderi. Per incunearsi fra boccetta e pallino. Gli può far gioco anche una piccola correzione della propria, ma se prende troppo pieno non va dentro e non prende il punto. Sì. È quello che succede. E qui dovrà spingere a maggior ragione la sua, sì, chiaramente. Gioca la boccetta di testa la dovrà spingere verso il pallino. Sì, però in questo frangente può succedere che lui prende il punto e poi ci sia il colpo, chiamiamolo, a spaccare dell'avversario, perché se prende il punto e va molto vicino, ecco come così, ci sono tre boccette rosse in prossimità del pallino, il bianco cosa può fare? Può cercare di scardinare la situazione e facendo girare le boccette rosse può aprirsi il gioco facendo dei birilli oppure realizzare... Prendersi poi il punto al tiro dopo, perché adesso ha due boccette di vantaggio, Lugli ha terminato le proprie boccette invece Naderi, quindi sì, sicuramente potrebbe essere una soluzione valida per Lugli. Altro sarebbe quello di giocare l'accosto di precisione e poi tirare l'ultima di rimessa. Lugli sceglie lunga corta per cercare di prendere il punto e magari poi giocarci l'ultima in maniera diversa. Ecco, gioco un po' sostenuto perché se sposti il pallino verso la parte sinistra del biliardo può fare anche 5 punti. Esatto. Adesso i 5 punti sono più difficili, però potrebbe giocare l'ultima tranquillamente in attacco. Sta studiando e in effetti sta guardando la boccetta qua alta. Non stacca tanto, però su un po' di margine d'entrata forse ce l'ha. Sì, però anche di mancino, se non è convinto, di mancino è un po' di meno perché non c'è la sbracciatura. È vero. Quindi forse ritorna sui suoi passi, cerca di spostare il pallino verso la sinistra per farne 5, con una o due sponde, penso. No, va di calcio. No, alla fine va di calcio. Va di calcio. Non è decisissimo, perché sa che lo spazio d'entrata è abbastanza poco, soprattutto perché è di mancino. Se fosse di destra sarebbe un po' più avvantaggiato perché riuscirebbe a dargli più. E alla fine va per sull'accosto, sì. Va per i 5, deve spostare di precisione quel pallino, i 3 sono sicuri, i 5 un po' meno, ma credo che ci... Rimangono 3. No, vanno 5. Ci sono? Sì, sì, a sto punto sì. Io ci gioco qualcosa, 5. Però se ho sbagliato poi ne pago le conseguenze. Non sento l'ambientale, però che voglio sentire l'arbitro quando chiama. Si va alla misurazione, infatti sono queste le biglie che sono in competizione per essere più vicino al pallino. Due punti in questa frangente non dicono granché, ma quando arriviamo in finale di partita ti viene in mente tutto, se viene una partita equilibrata. È una misurazione difficile questa per l'arbitro Ricci. No, è un arbitro provetto che non ha nessun problema, vedrai che tra un po' ci dice subito bianco. Non ho sentito. Infatti ho tu chiesto... Invece? No, anch'io non ho sentito, ho chiesto di aumentare... Mi sentite? 5 comunque, sì, adesso... Sentiamo, adesso. Devo alzare l'ambientale perché sennò non sento le chiamate. Infatti non lo sento neanche io, prima l'abbiamo testato, funzionava, non so se c'è qualcosa nel sistema. Qua. Comunque i 5 punti sono accertati, sì. Anche se non l'abbiamo sentito, sono stati segnati già e quindi...
Quindi è sicuro che sono 5. Sì, sicuro. 18-9, quindi già c'è una bella occasione per allungare per Lugli. Fa ancora 10, fa ancora 10. Ma sei sicuro? Perché no, secondo no, non me sono questa si incandela. Anzi, adesso non li fa più. Si è incandelata di seconda, è sì. rimasta sul 2. Rimane sì. un gioco corto sul a metà tra la sponda corta e il castello. Non proprio sotto castello, ma di sicuro non vicino a sponda come predilige sempre invece Naderi. Sì, credo che sia Lugli che abbia questa posizione un po' più congeniale per tanto vediamo la per cosa, se non rimane indirizzato direi no, veramente è abbastanza, valido. Abbastanza coperto, sì, sì. È difficilissimo da scardinare per fare dei punti e anche prenderlo il punto. Anche prendere il punto quando non è darle, assolutamente sì, semplice. Sì. Forse nella posizione ideale, Loris. Posizione l'effetto di Lugli, che è un mago per questa giocata a tre sponde. Come vedi, ha preso solo la boccetta, era difficilissimo prendere solo la boccetta, era perché facile. Era vicinissima. E ci ha azzeccato proprio la misura, il che vuol dire che anche già... Anche perché se la dovesse prendere tanto di sotto riuscirebbe a non conquistare sì. il punto. Ma perché... poi anche toccando il pallino avrebbe fatto comunque un punto molto largo perché si sarebbe allungata la distanza fra la bianca e il pallino. Quindi ha giocato benissimo Lugli, il che vuol dire che ha già preso su completamente il biliardo, pur essendo praticamente la decima giocata che certo. ha fatto. Anzi, 10 sono due tornate più due tiri, sono proprio 10 certo. giocate, un primo tiro di effetto perfetto, un altro effetto, un tiro di effetto a quattro sponde, ma stavolta sbaglia completamente la gittata e lascia dei punti sul campo e non sono... prenderà neanche il punto, penso, forse ce l'ha fatta. Forse ce l'ha fatta, però fatto, regala certo. un punto caro perché sì. regala 4 punti 4 al suo avversario. Sì. Ricordiamo i birilli abbattuti di calcio valgono doppi in tutte le situazioni, quindi il birillo bianco in questo caso. Un po' di giustificazione lui dobbiamo darla perché la boccetta con cui aveva effettuato il tiro di bocciata si era posizionata in un punto tale che in qualche modo condizionava il tiro a quattro sicuramente sponde. Come si suol dire faceva un po' ombra. Ecco, molto ombra, il che lui ha preso il rischio sapendo dover passare molto vicino ai birilli con quella giocata un po' troppo. E quindi sono 4 punti che sono andati a Naderi. Ultima boccetta per Lugli che cerca di conquistarsi il punto per non dare vita facile poi al suo avversario nell'ultima boccetta anche per Naderi. Beh, la forza era perfetta, l'obiettivo era di fermarsi proprio sopra il pallino, non di fianco, così Naderi può fare i 5 punti che ha subito prima con lunga corta in appoggio sulla boccetta che scivola via e dovrebbe essere 5 punti. Bravo, questo è il tiro di Naderi che consegna 5 punti. 3 bili e mette vicino al pallino, quindi guadagna 5 punti e la bocciata. Esatto. E quindi ha la possibilità di saltare avanti. Sì, diventano 2 i punti di svantaggio di Naderi che può colmare e anzi può... andare avanti molto agevolmente al suo avversario, anche se deve migliorare sicuramente la sua media di bocciata, che fino adesso non è stata molto proficua. Beh, nell'ultima ha fatto 6 punti lasciando prima di testa, quindi già se fa uguale, e invece attenzione, non ci ha ascoltato. Prende troppo scarsa la biglia, il pallino non andrà alla corta, avendo disegnato una M molto molto più ampia rispetto a quella che aveva in mente di fare. Comunque il pallino a mezz'aria nella parte bassa è un invito a giocare comunque a molti tiri per il realizzo. Adesso comunque si metta Lugli, se si infila gli tira a tre sponde. Non è infilata. Bene, non è molto bene. Non è infilata, quindi penso che giocherà una due sponde oppure una tre dall'altra parte per risalire e appoggiando sulla bianca e fermarsi sul pallino. Comunque l'intenzione di Naderi è sempre quello di portarlo alla corta perché in questo caso prendendo scarso il pallino effetto a quattro sponde anche per Naderi, quindi a cercare l'impatto con sulla la bianca e portarla via. Invece prende il pallino, non fa gran gioco, se ha preso il punto l'ha preso proprio per un millimetro, l'ha preso comunque.
però non è una situazione eccezionale, perché Lugli con una due sponde può andare a spostare di un poco il pallino e magari creare il no, rimane troppo laterale sotto sponda. Lugli doveva cercare di metterla un po' più verso il centro del biliardo, così abbastanza semplice, ecco, appoggiandosi così il punto è già assicurato. Sta studiando forse per giocare anche digittata, per poter mandare quella bianca sul castello, perché se prende proprio sotto sponda potrebbe far gioco per risalire. Questa è la giocata di accosto. Sì, questa è la giocata di accosto. Però giochi in appoggio sulla bianca e va all'accosto, come hai segnato in qualche modo tu la traiettoria, senza toccare la sponda, ci prova. In appoggio sulla bianca, senza toccare la sponda laterale, certo. Voglio dire. Comunque, sì, stai diventando un mago di traiettorie. Ci sto provando, ho preso un po' le misure ieri, Loris. Bravo, bravo, bravo. Beh, non è facile inserire traiettorie nel gioco a boccette, perché il giocatore può posizionarsi in qualsiasi posizione della, diciamo, no, parte poi tra l'altro è ancora più difficile per il tanto biliardo che abbiamo visto anche ieri, perché sono due mancini. Quindi, sai, due destri bene o male hanno le solite di mancini, invece ci dobbiamo adattare alle loro chiaramente strade. Ultima boccetta per Naderi. Sì. Classica due sponde in appoggio sulla bianca, che gli fa gioco anche se va più sul pallino. E vabbè, qui c'è. Adesso l'obiettivo di Lugli è portare giù il pallino. Esatto, se riesce a colpire il pallino e portare dalla parte bassa, può aprirsi, ci sono poche possibilità, perché vuole una precisione eccezionale. Ma dici colore. Proprio di candela, proprio di triangolo? Candela, sì, di triangolo, sì. Questo è l'unico modo per prendere quel pallino. Sì, una cosa di questo genere. Diversamente ci potrebbe essere un tiro abbastanza avventuriero, quello di arrivare da sotto per far... adesso ci gioca questa... Gioca un triangolo più aperto, quindi giocherà questo. Perché c'è più spazio per prendere il pallino, sì. L'ho disegnato al volo mentre era partito. L'ha sbagliato. Però non ci riesce, rimane rosso il punto. Rimane rosso il punto, quindi il punto di Naderi non riesce a conquistare dall'ultima boccetta Lugli, e quindi Naderi si guadagna anche la bocciata. Il triangolo largo aveva il rischio ancora, era il primo tiro di triangolo largo, non ne abbia visto ancora, non ne aveva. Non magari... vedi quanto cede la corta, chiaramente, gli ha ceduto un po' di più di quello che credeva. Sì, però dobbiamo dirlo, era il primo tiro che abbiamo visto di triangolo largo, quindi ancora non possiamo giustificare un po' l'errore, che paga a caro prezzo Lugli, perché prende anche 6 punti di bocciata, a caro prezzo, insomma, relativamente al fatto che non ha bocciato lui e che non ha fatto neanche i punti. Perché poi dopo c'è da capire quanti punti avrebbe fatto Lugli. Perché poteva farne anche 8, cioè, lui aveva giocato quindi con la forza. Non si sa quanto ha pagato l'errore, perché c'è anche quelli che non hai preso tu, che hai dato la bocciata all'avversario. Perché con la forza che aveva effettuato il tiro, voleva proprio colpire pieno quel pallino e scendere un po' con la propria per fare gli 8 di colore. Lui aveva giocato per gli 8 di colore. E questa è indirizzata? Vediamola dalla frontale, che no, forse la percepiamo qui c'è meglio. La no? Possibilità di andare alla tre sponde per colpire o l'uno e l'altra e poi scivolare sul pallino. Chiaramente. Sì. No, anche la boccetta. Anzi, 16 punti per Naderi, un colpo fantastico di Alessandro Naderi, che sposta l'equilibrio che vigeva per adesso in questo primo set. 16 punti pesantissimi che lo portano a 41, quindi in chiusura Alessandro Naderi. L'errore di Lugli è stato quello di posizionarsi di fianco al pallino, prestando lo spazio al doppio bersaglio. Non solo, c'è stata la correzione del pallino sulla bianca, che l'ha indirizzata proprio sulla fila. Quindi, diciamo, anche lì una componente di sfortuna per Lugli, perché metterti non dritto e metterti qui in appoggio col pallino ci corre davvero dei millimetri. Sì, però non si può lasciare quelle occasioni lì
perché poi te le fanno pagare. Allora, era meglio se fosse andato per dire attaccato a sponda bassa, certo. Però adesso non possiamo più tornare indietro. Sì, deve accettare di aver subito 15 punti purtroppo per lui. No, anche perché poi anche lui aveva effettuato in precedenza alcuni tiri a tre sponde che non è andato a buon fine per un'inezia. Stavolta viene punito pesantemente, penso che il primo set sarà duro da recuperare. Attenzione, tiro a quattro sponde d'effetto di Gianni Lugli. Vediamo se riesce nell'intento di giocare di precisione, perché gioca per l'accosto, si vuol fermare sul pallino, ma sembra abbastanza corta. Dal gesto che ha fatto con la mano sinistra mentre stava arrivando la palla bianca, se n'era accorto, ha che capito gli subito mancava, che gli mancava che gli mancava qualcosa. Ultima boccetta adesso per Lugli. In una situazione davvero difficile, perché sì, deve guadagnare il punto e non deve concedere la bocciata al suo avversario, perché potrebbe essere l'ultimo tiro del primo set qualora realizzasse la bocciata. Qui c'è che una tre sponde, deve evitare la prima bianca e poi risalire. Beh, diciamo che il punto lo prende, però Naderi ha un doppio bersaglio anche in questo caso, con una stretta sempre a due sponde. L'altro lui è mancino, quindi dovrebbe potrebbe essere... però c'è poco spazio di manovra. Sì, c'è poco spazio di manovra. In allora, effetti non mi sembra stia pensando di giocare quella. Io mi disegno questa, Loris. Fammi vedere, che ti dico se... Sì, potrebbe essere, però il problema è solo dovere fare questo, evitando tutti questi... Forse la battuta bocce. È anche più vicina all'angolo. C'è da quest'altra parte invece c'è, può essere la due sponde, la tre sponde come lui, mamma mia, perché a portare via la bianca. Esatto. Beh, insomma, e ci riesce, prende l'accosto semplice, ma era l'obiettivo minimo, perché c'è, così c'è la bocciata sui 42. Sì, quindi chiaramente il filotto darebbe la vittoria del primo set a Alessandro Naderi. Posiziona sempre il pallino a me. Sì, perfetto. Posiziona il pallino sempre a metà tra il castello e la lunga. Parte molto bene. Peccato, perché ne realizza solo 4. Comunque finalmente riesce a fare il gioco che ha sempre cercato, di portare il pallino alla corta. Qua era per lui importante portarcelo, perché deve evitare, correggimi se sbaglio, il gioco di rimessa con questo, certo, vantaggio. Certo, è un obiettivo giustamente perseguito, e l'analisi di questo primo set comunque dice che Naderi, nonostante che il pallino sia andato spesso e volentieri a metà aria, a metà gioco, ha tenuto botta al... Ah, non solo, ha tenuto 5 pallini contro solo 2 di Lugli, con qualche ruccio di troppo inaspettato di Lugli, però lui ha sbagliato poco in accosto, e dopo ha messo segno quel 16 che cambia gli equilibri. 4 sponde d'effetto. L'obiettivo è di cunearsi nella parte bassa, a togliere la bianca e rimanere lì con la propria. Ci riesce molto bene, fantastico Naderi su questa bellissima giocata di 3 di tutto effetto. Perché dici 3? Le 4, è vero. Ci è arrivato di 4, è vero. Ci è arrivato di 4, ci è arrivato da 10. Questo forse arriva questo da 3. Di 3. Sì, questo sì, è di 3, arriva diretto si vuole sul pallino. Si vuole appoggiare sulla boccetta, sul gli pallino. Gli passi davanti però, non è contentissimo Lugli questa sfilavia. Sfilavia e non prende il punto. Il 7 è andato. Lugli, diciamo, dopo quel 16 che ha preso, sta già pensando al prossimo e dell'eventuale bella. Sai, è stato un 16 che è venuto in una situazione di punteggio di 25-20, dove regnava praticamente l'equilibrio. Sì, però aveva già Naderi tenuto qualche pallino in più, perché è arrivato dopo che... Sì, c'erano già dei segnali in cui Lugli non riusciva a tenere il gioco tanto sull'accosto. Era avuto una partenza, diciamo, anche migliore in accosto Lugli, l'abbiamo dato per quel tiro d'effetto bellissimo. Però da lì in avanti qualche roruccio di troppo e Naderi ha preso il sopravvento,
e adesso sarà difficilissimo rimettere in gioco questa partita. Dopo tutto adesso sta giocando bene, Maderi, non sbaglia più niente. Sì, effettivamente ha preso abbastanza dominio del tavolo. Adesso si gioca l'ultima boccetta, qualora Naderi avesse conquistato il punto. Bianco. No, quindi deve non giocare, non l'ha preso, no? Deve giocare l'ultima boccetta Naderi. Diciamo che ci lasciamo... È il primo accosto che sbagli oggi, no, la prima previsione. Prima perché ne abbiamo fatte poche, facile dire. Però, insomma, mi sembrava scontata che l'avesse preso. Sì, sì. Adesso non c'è dubbio. No, adesso, il punto adesso è rosso. Anzi, adesso il dubbio è uno solo, che lui riesca a prenderlo, perché non è così, così semplice riuscire a guadagnarsi, soprattutto per la situazione anche di partita. Lui credo che in questo momento... abbia difficoltà lunga corta, gli può far gioco anche giocare sulla propria prima e scivolare sul pallino, far spingere quel pallino verso la biglia bianca. Bravo, secondo me ce l'ha fatta. Sì, uno. Prende il punto, bravissimo Lugli. Tiene aperto ancora questo set, di sicuro deve sicuramente marcare, ma deve sperare anche in qualche passo falso di Naderi, perché a Naderi manca solo 4 punti, quindi anche una giocata banale di rimessa potrebbe dargli in qualsiasi momento la vittoria del set. Sì, luglio 21 è ancora un punteggio che non fa paura. Non fa classifica, nel senso che da... Sono i 34-35, ecco, che cominciano. I 34 da raggiungere, adesso ne fa 10, va a 31. Vediamo se non si apre troppo, oppure se mantiene la linea. Ne fa 10. 10 punti, mantiene il gioco 10. Subito quasi sotto al castello, a metà tra il castello e la sponda corta. C'è una differenza abissale se avesse avuto 3 punti in più. 34. A 34 già Naderi doveva stare molto attento come posizionarsi. Così tanto Naderi va vicino, vediamo se non si mette di fianco abbastanza largo, però è meglio non essere proprio attaccato al pallino anche volte che di fianco, però questo è un doppio bersaglio, andrà più chiaramente se gioca sul lato sinistro del tavolo, come vediamo alla telecamera, va sulla boccetta. Qualora dovesse andare sul pallino sceglierebbe l'altro lato, sulla boccetta, sulla boccetta, anche perché può il punto, non poi. Prendendo il punto tirare lui anche il pallino, diversamente lascerebbe il pallino che potrebbe tirare l'avversario. È andato sulla boccetta, ma ha preso anche il pallino. Non ha fatto risultato se non l'accosto. Ma l'accosto dice abbastanza poco per Lugli, perché ha la boccetta di ritardo e da recuperare in quella posizione non è così scontato che si possa recuperare la boccetta di vantaggio. Naderi non deve infilarsi, perché naturalmente Lugli. Invece mi sa che si infila. Forse è infilato, ma è staccato, però con quella posizione può lui cercare, perché ormai andare a punto non credo che gli convenga, anche perché c'ha una boccetta di vantaggio, di svantaggio, sì. E quindi ha poco senso per lui andare a cercare l'accosto, perlomeno però le possibilità di conquistarsi il punto sono ridotte. Si smentirà sicuramente, perché mi sembra di aver capito che è quello che cerca di fare. Anche perché l'attacco mi sa che è proprio... Va alla costa nella speranza di giocarsela bene, magari di deve fruttare. Sperare, certo, di un passo falso di Naderi anche. Così allarga troppo il gioco per avere delle speranze che sbagli Naderi. Effettivamente sì. Naderi gioca tranquillamente, Lugli non potrà nell'ultima giocare in attacco, perché comunque sia possibilità saranno poche. Sì, anche perché non credo che ci andrà di fianco qua Naderi. Ma secondo me cerca di andare vicino, va vicinissimo al pallino, vedrai. Cerca di andare vicinissimo al pallino, perché sfruttando l'eventuale errore dell'avversario avrebbe già la costa, perché è sempre da guadagnare la costa, quindi ecco, così non ha grossi rischi, perché il gioco per il realizzo è abbastanza chiuso. Se anche realizzasse, lascia i punti, certo, lascia la bocciata iniziale, quindi lui
secondo me, tentato di giocarsela di precisione, oppure affidarsi a un tiro sulla rossa sperando di rimanere molto vicino con la propria al pallino e perdere un diversamente... solo punto, ma è... esatto. Sicuramente è complicata la situazione per Lugli, però va all'attacco, via, ho già visto l'obiettivo, mi sa che prende il pallino e quindi lascia praticamente i tre punti, credo che non gli ricava nessuno, che vorrebbe dire bocciare sui 49 o 47 cambia, eh. I tre punti sono molto importanti, che con uno solo è un'innovazione degli ultimi 3-4 anni, perché venevamo si è accontentato di uno, però adesso deve fare due birilli. Sesto pallino, 6-3, sono tanti, tre pallini in più in un 7-50. Quindi questa è la decima tornata di questo set. Lugli con tre pallini ha fatto 22 punti, praticamente Aderi con 5 ne ha fatti 18, quindi proporzione di bocciate è andato meglio Lugli, ma ha peso come un macigno quei 16 di rimessa. E Aderi chiude Aderi con questi 6 punti, Aderi, fa suo 6. Il primo set e noi andiamo in pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Ed è quasi tutto pronto per iniziare il secondo set, la vittoria nel primo per un sorridente adesso Naderi che si lascia sfuggire un'espressione abbastanza contenta verso il pubblico presente, quindi possiamo tranquillamente riprendere dopo una piccola pausa pubblicitaria. E tocca a Lugli stavolta. Sì. Partita, come avevamo detto prima, due mancini che si affrontano. Però uno boccia sul lato dei mancini, chiaramente invece Naderi, che sarebbe Lugli, invece Naderi predilige bocciare dalla parte dei destri. Vediamo come apre. E apre molto bene perché realizza 8 punti. Il pallino rimarrà molto vicino al castello, anche se in posizione abbastanza laterale, ma non troppo. Rientra un po' verso il centro del tavolo. È la prima volta che vediamo il pallino così vicino al castello. Potrebbe anche essere una nuova strategia di Lugli. Perché di accorciare il gioco. Sì, perché nel primo set ha bocciato 3 volte e ha fatto 2... fatto nel primo set Lugli la bellezza di 2-10 e un 2 e ha forzato un po' di più, il pallino si era sempre fermato dopo la prima penitenza bassa. È stata giocata molto bene la Derry, perché non si è avvicinato troppo al pallino per non, non far tentare cose pirotecniche a Lugli, perché sa che c'era questo rischio. Cerca di incunearsi tra la rossa e il pallino Lugli, vediamo come rimane. Rimane indirizzato per due punti, però dovrebbe dire quattro per un birillo. Punti. Ecco, un birillo. Un birillo è certo, potrebbe essere anche due. Perché invece si potrebbe aprire anche un po' di più verso il castello. Sì, potrebbe farne anche otto. Diciamo però quattro sicuri, ma non credo che vada. Va all'accosto per spingere giù tutto. Avete visto anche un po' il gesto di, lo chiamano body English, accompagnato un po' questa questa rottura con il corpo, chiaramente Naderi. Lugli la rimette lì come prima,
stavolta si infila forse un po' di più. Attenzione, attenzione. Sì, è un po' più infilato, stavolta può scappare. Questo è proprio dritto al rosso, Forse però 16 no, ma 12 sono, sarebbero garantiti se riuscisse a prendere. Sì, però c'è, non è però libera. C'è le strade un po' bloccate. Esatto. Quindi ha la voce di vantaggio, Nadiri se la gioca come prima. Per spostare il pallino dalla parte delle proprie boccette. No, adesso sta studiando invece di tirare. Non è un attaccante nato, potrebbe optare secondo ma me. Ma ci arriva lunga corta o ci arriva da corta lunga? Corta risalire, gli fa gioco anche la propria boccetta, se è troppo largo. Insomma, mi sembra... È passato in quella fessura. però ha preso le misure, a questo punto deve continuare. Che dici, Loris? Certo, perché ha anche perso la possibilità di vantaggio. Non ha quindi questo è un tiro importantissimo, perché lui non ha grosse speranze di guadagnarsi l'accosto. Però va dentro, ha rischiato la bevuta addirittura. Non riesce a muoverlo. Ha preso la biglia bianca. Una contromisura sbagliata, ha esagerato nella trattenuta, perché nella prima era scivolato via, nella seconda ha trattenuto troppo e non è entrato a sufficienza. Adesso Lugli deve guadagnarsi il punto, sì, è categorico per guadagnarsi la bocciata. Non è un problema guadagnarsi il punto, il problema è scegliere altre strategie, perché potrebbe anche optare per cercare di fare dei punti e prendere il punto, che però una cosa che non fa, gioca una tre sponde per prendere il punto. Sì, punto abbastanza scontato per Lugli. Sì, punto è scontato. Solo rimanere chiaramente corto per non incorrere nella bevuta, ma insomma sarebbe stato un errore assolutamente troppo grande per un campione come Lugli. Quindi si prende il punto Lugli e si guadagna la bocciata in questa nuova tornata. È andato molto bene nella bocciata iniziale, aveva realizzato 8 punti. Vediamo se lo mette ancora lì. Secondo me lo mette ancora vicino ai birilli. Ormai... Sì, anche perché il gioco in questo caso non si è sviluppato molto bene per lui. Vediamo se continua. Mi sa che continua. 2 filotti di seguito per Lugli. Sempre nella stessa posizione, decide di rimanere abbastanza corto sul castello. È praticamente la stessa situazione di prima, che si ripete, evidentemente è una scelta tattica. Perché nel primo set forzava un po' di più la bocciata. D'altronde non gli è andata bene, nel primo set ha avuto un buon inizio, ma nonostante questo poi ha preso un bel ritardo, perché 53-31 è come dire non essere entrato in partita. Sì, poi ricordiamo quella marcatura da 16, però come avevi detto fatto bene differenza. Ma stavolta ha rischiato di prendere, attenzione, prima di commentare andiamo a 5 sponde ad effetto per fare dei birilli, questo cercano 5 sponde di mandare boccetta attraverso, no, il pallino attraverso il collegamento della boccetta sul castello inverso, con la boccetta doveva essere corretta dal pallino, ma non l'ha presa abbastanza piena e quindi ha perso un'ulteriore boccetta. Dici, proseguirà sulla 5, sulla boccetta? Non lo so a sto punto, perché se la sbaglia... Poi può perdere l'8 di colore. Comunque sì. c'è sempre quella 5 d'effetto, ma quella boccetta in più di bianca in gioco un po' ostruisce. Lo fa. Ci riprova di nuovo. Ci riprova ancora di 5. Sì. Promette bene, io sono fiducioso. È più larga. Capolavoro di Lugli, capolavoro, 12 punti. Si complimenta con lui anche il suo avversario, battendo la mano sul tavolo. E qui dobbiamo ribadire la scelta tattica di mettere quel pallino in quella posizione, perché c'è un'opportunità in più, quella dell'effetto 5 sponde, perché diversamente un po' più basso. Eccola qua nel two box replay della conclusione di prima, mentre nel two box di sinistra più piccolo è la diretta in cui guadagna il punto, ma rimane sempre con una boccetta di vantaggio. Nadiri
Di sicuro però la situazione è più complicata per Naderi, perché comunque Luigi ha cercato di portare fuori schema Naderi, perché Naderi predilige molto il gioco vicino alla corta col pallino, e giustamente ha cambiato assolutamente. Attenzione, va l'attacco. Questo era un attacco alla rossa, certo. A meno che non volesse fare, ma no, è impossibile. No. Ha giocato il calcio di striscio proprio in attacco. Conclude le sue boccette Luigi, quindi non ci sarà nessun problema per Naderi per conquistarsi il punto, perché ce l'ha già. Ma il discorso è che comunque Luigi ha fatto 29 punti e Naderi non ha ancora bollato in questa seconda set, quindi è un bellissimo segnale per il giocatore di Carpi, e adesso Naderi deve cercare il recupero. Qui c'ha già l'accosto sicuro, può giocare anche un po' in attacco, anche perché d'altronde il disavanzo comincia ad essere alto. Invece mi sembra che giochi per una tre sponde sul pallino, la speranza di mandarla sul castello. Se prende nella bianca non ha abbastanza forza. Adesso però si può aprire il discorso degli otto di colore, perché se prende di tre sponde sposta il pallino verso le rosse e può fare il colore. Sarebbe una marcatura importante messa insieme alla bocciata sul tiro successivo, potrebbe ridurre molto il gap Naderi, anche perché il gioco di rimessa sulle bianche non vedo molte soluzioni, quindi dovrà cercare sicuramente l'otto di colore. Ecco il tentativo, sembra un po' stretta per poter spostare quel pallino, e in effetti ne fa tre, ha giocato per i tre, non ha giocato per spostare più di tanto. Naderi, tre. Ma non ha avuto secondo me abbastanza coraggio in questo ultimo tiro, però d'altronde per colpire diversamente grosso c'è il rischio di poter andare con la propria in caso di errore sul castello. Sarebbe stato un errore molto pesante. Sì, sul 29-0, sì. Adesso boccia il primo pallino, nel primo set addirittura 6 pallini a 3, quindi dominio di Naderi. Stavolta abbiamo dovuto aspettare un po' per rivederlo la bocciata. Sembra che abbia allargato anche un po', il pallino mi è sembrato un po' più largo degli altri addirittura tiri. Naderi, due. Però solo due punti, non riesce a capitalizzare questa occasione Alessandro Naderi, e dopo tutto Naderi stavolta ha bocciato un po' molle, perché il pallino è rimasto molto alto. Sta copiando lui, forse un lancio di sfida. D'altronde, essendo in ritardo, dice faccio un gioco un po' più predisposto, un po' più aperto alle rimesse, chiaramente. Sì. Luigi è andato molto lontano stavolta, memoria dei quel 16 che gli ha causato un po' la sconfitta del primo set. Naturalmente Naderi è dovuto andare più vicino, perché in qualche modo doveva conquistarsi il punto. Sì. Luigi c'ha la botte di vantaggio, gioca lunga, corta o due sponde per portare via quella rossa e rimanere lì con due, oppure spostare il pallino, porta via la rossa e lascia le due bianche pressionate il pallino. Diciamo che c'è la strada bene. Per le tre. Adesso però si è un po' esposto lui, e Naderi è un po' quello che cercava, essendo in ritardo dice la prima occasione mi gioco la tre sponde, questa potrebbe essere già un'occasione. Diversamente l'opzione di andare all'accosto vorrebbe dire avere qualche speranza che l'avversario sbagli per guadagnarsi il pallino di nuovo. Alla fine io propendo per questa soluzione, tre sponde in attacco, doppio bersaglio, è quello che ha premiato Naderi nel primo set con sì, anche 16. Perché porterebbe poi il pallino verso la rossa se la fa di là, passa laterale. Sì, passa laterale, però è sempre a tre sponde e stavolta si deve contentare di prendere il punto, ma forse neanche. Non lo so, non l'ha preso assolutamente, perché va sicuramente invece appunto, non riesce a conquistarlo, lo mantiene Luigi questo punto, quindi ultima boccetta per Naderi, che dovrebbe andarci di due. Sì, in attacco due sponde lunga corta.
non ha concretizzato minimamente in queste ultime due giocate il realizzo Naderi. Adesso può prendere tanti punti perché lui sta studiando un tiro anche diretto. La bocciata, eh? Un tiro bocciata diretto, su quella rossa che è subito dopo oltre la metà. Beh, ce la sta preparando, La strada c'è, sembrerebbe. Ah, certo che c'è. Il problema, ci sono le boccette di sotto che un po' ostruiscono l'esecuzione, ma mi sembra sia impostato bene. Però, come vedete, vediamo, è un po' sforzata. Se vengono i birilli, una qualche cosa c'è. 4 punti, diciamo, questi non sono proprio cercati in questo modo. No, sono un po' così raccolti per strada. Adesso farà uno di accosto e gli viene già infatti concesso. non fa battere Naderi Lugli, perché era una giocata assolutamente scontata, una giocata diretta, quindi si guadagna la bocciata Lugli. Vediamo, questo è un virtuale set point, perché qualora dovesse realizzare 10, insomma, e poi vediamo se sceglie di tenere il pallino ancora lì, ma essendo così in avanti potrebbe anche cambiare. Secondo me lo tira giù, sì. Sì, potrebbe, però vediamo Lugli cosa ci presenta. In ogni caso, di bocciata Lugli è andato molto molto bene. Ed è l'unico che per adesso, fin tra le partite di ieri, vediamo bocciare con due dita, quindi l'indice e il medio. Tanto marcatura molto molto proficua per Lugli, che realizza 10 punti, si porta a 44, mette una seria ipoteca sulla vittoria del secondo set, che lo porterebbe alla bella. Vediamo come si posiziona. Si posiziona abbastanza bene. Sì, direi di sì. Non è attaccato al pallino, quindi non c'è il tiro indirizzato. Lugli va alla due sponde. Direttamente sul pallino per allontanare la rossa, chiaramente. Sì. E ci riesce abbastanza bene. Ci prepariamo al terzo set. Io ormai siamo convinti tutti e due. Credo proprio di sì. Davvero difficile per Naderi, anche se in questo caso la boccetta di vantaggio, ma insomma, sperare. Non rimane indirizzato per il rosso, ma non credo neanche per un birillo, tra l'altro. Non c'è possibilità di andare. La stessa giocata direttamente sul pallino, allontanando la rossa per lui. E ci riesce perfettamente. Naderi direttamente sul pallino per avvicinarlo nelle rosse più in basso, sbaglia, e sbaglia. Sbaglia e adesso le possibilità di allungare questo secondo set sono ridottissime, perché lui si tiene il pallino e mantiene questa regolarità di bocciata. Ricordiamo che nel primo set ha fatto 3 bocciate, 2-10 e un 2, sfiorando anche in quel caso il 10, quindi vuol dire che di bocciata c'è tutto Lugli. Ultima boccetta adesso per Lugli. Sì, c'ha la possibilità con le due sponde, appoggiandosi sul pallino o sulla boccetta, con la correzione della boccetta, di prendere il punto in maniera diretta, oppure cercare di abbassarlo verso la propria. Quindi gioca questa. Gioca un po' secondo per spostare per il pallino verso la propria. Quell'altra. Sì, vabbè. Comunque, perfetta. Risultato conseguito, quarto pallino, 4 pallini a 1. Nel primo set lo abbiamo detto già più volte, 6 pallini Naderi, 3 Lugli, stavolta completamente ribaltata la cosa, ma soprattutto quello che ha ribaltato il tutto sono i 26 punti già ottenuti in 3 tiri da Lugli e poi 16 punti rimessa. Gli 16 che precedentemente avevano condizionato il primo set con Naderi, che l'aveva fatto in un colpo solo, lui l'ha fatto in 2, adesso sta per chiudere, gli servono 3 birilli oppure il rosso e un bianco, 6 punti, fa ancora 10. Sì, e chiude, addirittura può venire anche lo strike, vale solo per le statistiche in questo caso di Loris,
puoi segnare 12, caro Loris. Mi tocca cambiare. tocca cambiare. E dopo il replay di questa bellissima bocciata andiamo in pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tra l'altro sto cercando di utilizzare un po' anche il nostro telestrato che gestisce tutte le traiettorie. Di solito quando facciamo la telecronaca alla stecca io Nascim Bene lo gestisce solo Nascim Bene. Quindi io sono praticamente vergine dello strato. Quindi sto cercando di fare una cosa che non faccio mai, Loris. Però la stai facendo benissimo e stai dando un ottimo servizio a chi ci sta seguendo. Cambiamo set, questo è set inappellabile per tutte e due, ovvero non ci sarà prova di appello, qui chi vince tra passa. L'altro deve aggiornare il punteggio chiaramente sulla vittoria, ecco qua, non era stato azzerato il punteggio. Ora tutto regolare, quindi 6 punti nella bocciata di Naderi, che appunto cerca di ritornare un po' allo schema suo prediletto, che è quello di portare il pallino sempre verso la corta. E 4 sponde adesso per Naderi, cercare di togliere la bianca, però mi sembra passarci molto davanti. Attenzione, vediamo se conquista il punto e non ce la fa. Quindi in questo caso voi dite che l'ha fatta stretta, giusto? Sai che non ho visto il tiro, però in effetti le 4 sponde è larga perché doveva entrare di più, quindi lo stretto è se passava oltre. Ho capito, sì. Sì, sì. Bianco. Grazie. E in effetti non l'ha preso. Non ha preso il punto. Giocata di 3, veloce sul pallino, Loris? Sì, penso sia l'unica soluzione per fare dei punti, perché l'accosto è praticamente perso per questa tornata. Sì, adesso se lo riguadagna, ma sarà questione di poco, lo riperderà sicuramente. Ha 2 biglie di vantaggio, boccette di vantaggio Lugli, decide di andare di 2. Anzi no, questa l'ha messa per non perdere il calcio dopo, l'ha messa in protezione. Sì, l'ha messa per non dare spazio all'avversario di un tiro di calcio, però Naderi si può giocare una o due sponde sul pallino, perché tanto sulla costa non ha nessuna speranza, e farlo scivolare verso il castello e magari far la costa. Quindi questa la voleva mettere leggermente un po' più verso il centro del tavolo. No, la voleva praticamente... Intanto scusami, ha fatto 8 punti su questa conclusione di 2 sponde Naderi, che sono un bottino davvero pesante, si aggiungono ai 6 che aveva già nel suo score. Era un pallino non propriamente così, come si può dire, propizio per un tiro così agevolato, però... ha rischiato un po' Lugli andando con la propria bacetta, l'ha protetta bene, però ha lasciato libero il pallino. Poteva spingere su tutte e due, ma rimaneva comunque la possibilità che ci fosse il tiro sul pallino o sulla boccetta. Alla fine Naderi se l'è giocata benissimo, adesso ha già racimolato. Sì, sì, sicuramente molti più meriti per Naderi in questa conclusione che demeriti, perché non è che gli abbia lasciato un tiro semplicissimo, no, c'era da farlo. Però c'era, perché avendo le boccette dalla parte bassa e avendo l'ultima boccetta era chiaro che Naderi doveva cercare quella soluzione. Adesso Lugli con le prossime due deve racimolare qualcosa, perché comincia a prendere piedi, una mini fuga... oppure la rivincita di Naderi, ricordiamo che di corta corta sulla boccetta, sì Lugli. E passare tra boccetta e pallino, però bella, ma entra troppo, non era facile,
dover evitare il pallino all'andata e il ritorno a prendere l'altra. Adesso ne farà uno solo. Sì. Beh, lui stavolta ha lasciato un po' a desiderare, ma ha fatto un secondo set eccezionale. Sempre punti di bocciata, 2-10, 1-12, ha fatto anche 16 punti di rimessa. Adesso in qualche modo ha preso 14 punti a zero dal suo avversario, perché Nadeli ha fatto 6 punti di bocciata e 8 di rimessa con un bellissimo calcio sul pallino a due sponde. Vediamo. Sì, ma non deve fallire questa bocciata per rimanere attaccato al suo avversario che ha 13 punti di vantaggio. Fino adesso ha bocciato veramente in modo impeccabile Luigi. Il primo errore non lo paga granché, però può essere pesante il fatto che c'è una strategia diversa di gioco, perché adesso rimane tutto all'aria e Nadeli ha ampia scelta per dire come poter sfruttare questa situazione. Oppure giocare, diciamo, di contenimento, spingendo su il pallino. C'è la boccia di vantaggio, ci sta che possa spingere su il pallino. E lo fa in maniera molto bella, perché palline e boccette sono attaccate. Eh sì, adesso si andrà in accosto diretto, chiaramente il vantaggio ce l'ha enormemente chi ha l'ultima boccetta da giocare, che per adesso è Nadeli. Però prepariamoci a seguire anche eventuali attacchi, e lui può andare anche all'attacco, perché in tiro qui diretto, spaccando può aprire entrambi. Sono girare, birilli semplici, non sono birilli doppi, però insomma sono sempre birilli. Sono sempre birilli. I birilli fanno la differenza più delle volte. Così, in questo modo, dà la possibilità a Nadeli di far lui la scelta di come impostare. Sì, qui può scegliere l'attacco, ma può scegliere anche il contenimento in accosto per mantenere la boccetta di vantaggio e magari anche posizionarsi bene. Alzi il pallino e porta tutto dalla parte destra rispetto alla visione frontale, dove ci sono solo delle rosse. Poi ha ballato bene di portare la sua vicina sponda per non perdere un calcio di dritta. Il calcio lo prende sul pallino, lunga corta sul pallino di Lulli per portare dalla parte sinistra a parte bassa. Bravo Lulli. E Lulli se lo gioca molto bene, realizza 16 punti di un'importanza fondamentale questa conclusione per Lulli, che mette addirittura la freccia a 21 contro i 14 di Nadeli, che mantiene la boccetta di vantaggio, quindi buone probabilità per lui di conquistare il punto, ma sicuramente una marcatura pesantissima da parte di Lulli. La scelta di Nadeli di alzare quel pallino, ma l'ha posizionato un po' maluccio, ha dato questa opportunità e lui gliel'ha sfruttata, e adesso con l'ultima va di nuovo l'attacco. L'ha preso anche più pieno di quello che erano le sue reali intenzioni. Un altro attacco, attacco a tre sponde. Sì. Questo è un tiro importantissimo in questo... Veramente sulla boccetta. Sì. Per un niente non realizza dei punti anche in questo caso e lascia solo una possibilità, quella di prendere il punto e fare la bocciata sul 15 a Nadeli a 21. Sì, gioca in appoggio sulla bianca e farà un punto. Nadeli, 1. Un punto per Nadeli, ma in questa mano c'è stata la marcatura da 16 punti di striscio di calcio sul pallino di Lugli, che ha spostato l'equilibrio il vantaggio che aveva acquistato nel frattempo Nadeli, che è tutto da rifare, però può rifarsi con l'apertura di questa nuova mano. Di mettere il pallino sempre nel centro del tavolo e realizza 8 punti. Nadeli, 8. Una partita molto, un set molto avvincente questo, forse quello più equilibrato al momento. Sì, perché diciamo i primi due sono vissuti sull'egemonia di Nadeli nel primo e di Lulli nel secondo, ma questo, essendo quello decisivo, al momento si presenta combattutissimo. Tenuto conto che Lugli, che non arriva abbastanza coperto, non lascia una strada semplice.
No, non ci sono possibilità di attacco qui. Se Nadeli deve giocare in accosto, può giocare anche la 4 sponde d'effetto, che l'abbiamo visto in più di un'occasione. Vediamo se ce la faccia, no, disegnare al volo. No, 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 non farlo, non farlo, che tanto non la fa. Gioca la 2 sponde, gioca la 2. Gioca la 2 sponde. Se la gioca anche molto bene. No, 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 rischia di non prenderlo. Ha preso, ha preso. Ha preso, sì, adesso l'ha preso. Sì, però, sì, insomma, è rimasto abbastanza lontano dal pallino e dà a Luigi la possibilità di appoggiarsi alla rossa. Sì. Se si appoggia alla rossa senza toccare il pallino fa un punto di precisione, se no comunque prende il punto. E vabbè, qui ha allargato un po' di più, avendo toccato il pallino nella prima passata. In accosto chiaramente sarebbe questa la strada, però mi sembra valutare anche qualcos'altro. Sì, sì, ne valuto un altro. Avendo la boccetta di svantaggio, deciderà per una giocata veloce. Esatto, cancello, esatto, perché tanto cancella, non sarà questa. Fa l'altra, fa l'altra. L'attacco che poteva dargli anche un birillino non gli è riuscito. Dunque, adesso questa situazione ha tante soluzioni. Io penso che lui gli vada all'accosto per mantenere la boccetta di vantaggio. E poi magari giocarsi... Infatti la scelta più logica è anche forse quella più congeniale per non dare all'avversario... E tra l'altro non si è voluto avvicinare troppo, no, a quel pallino per non perdere la rimessa al, sì, tiro successivo. Nadeli ha la possibilità di limitare il realizzo dell'avversario spostando il pallino dalla parte sinistra rispetto alla visione frontale, quindi perdere un solo punto. Sì, sì. Poi per invece avere qualche speranza di tenere l'accosto deve portarlo, addirittura gioca il calcio nella bianca, ha sbagliato tutto, lascia dei punti, no, per un'inezia, ma qui sinceramente è una scelta abbastanza rischiosa che non ha portato danni se non quello di vedere l'avversario che fa come minimo 3 punti se sposta un po' quel pallino. Lo sposta chiaramente sul lato destro del tavolo, da dove lo vediamo noi. Può giocare anche sulla boccetta rossa per togliere, invece va alla corta semplice, non vuole rischiare di lasciare un punto. Si accontenta di uno e della bocciata, chiaramente, sì, nella nuova mano. Lui gli viene da un 4 punti di rimpallo, mentre nelle precedenti bocciate era stato micidiale. 10, 12, un 2 solo. Una bocciata a due dita. Luigi. L'unico che boccia con due, sì, dita. Per adesso, notato subito, per notato adesso subito. Sì. E attenzione, errore vistosissimo da parte di Luigi che non riesce neanche a portare nel quadrato il superiore, in questo caso vedendola da questa telecamera, il pallino. Nelle boccette questo è il quadrato superiore, quindi sì, 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 infatti ho detto guardandola dalla nostra telecamera per dire, per, sì, far capire ai nostri telespettatori il quadrato che, di cui stavo parlando. Attenzione, va all'attacco due sponde sulla boccetta, Vediamo se realizza almeno un birillo. Sì, 4 punti per Nadeli, che conquista anche il punto in accosto. Dici qua, pensa alla bocciata? Sembrerebbe, sì, di penso, sì, che fa la bocciata sul pallino, perché con la possibilità di fare punti e prendere il punto con la boccetta con bassa. Con la boccetta bassa, sì. E ancora sullo scarso. E attenzione, attenzione, il pallino guai grossi, guai grossi. Porta dentro la sua biglia. Sono punti semplici, sono solo due però. No, tra l'altro non ha conquistato neanche il punto. E quello è il guaio principale. Che perde un'ulteriore boccetta. I due punti sono passabili, ma aver perso anche una boccetta... Certo che l'involuzione di Luigi è incredibile, nei primi due set di bocciata non ha sbagliato nulla, ha fatto solo un 2, il resto 10, 8 e addirittura 12. Qui, secondo set, rimpallo fortunoso 4 punti, la seconda bocciata 0 e due tornate a
pallino nella parte superiore che non l'aveva mai visto in tutti gli altri due set. Assolutamente. Com'è cambiato radicalmente proprio anche l'impostazione del gioco, perché Lugli aveva avuto il sopravvento al secondo set fermando il pallino di fianco al castello nella parte bassa ed era stata la scelta vincente. In questo momento sta un po' scontando, nonostante che abbia fatto un 16 micidiale a precedenza con quella giocata. Lì cerca un super combination con No, credo che non abbia nessuna opportunità, credo che debba giocare. Ah, però può giocare a tre sponde veloce sperando che ci sia un doppio impatto. Sì, no, c'è, per vedere il pallino se va sul castello, se scivola più lateralmente. Se la gioca anche perché è la sua ultima boccetta, quindi qualche rischio, addirittura non prende neanche la sua biglia di tre. Molto appannato in questa tornata Lugli. Beh, adesso lascio una boccetta lì a disposizione di Naderi che con due tiri può fare due calci e far partita. Sì, qui può partire da questa candela, provo a disegnarla sulla, sulla prima boccetta. Credo che sia addirittura questa. Anzi, va addirittura diretto. Va di bocciata. Non deve chiaramente scombinare la situazione del pallino. Mi sembra molto rischiosa questa, questa giocata, eh. No, tirando quella forse si potrebbe aprire lo scenario per un otto di colore, però potrebbe stare il pallino, però con due boccette io penso che con un vantaggio 29-22 penso che va, vabbè, certo, in ogni caso di colore è difficile, perché la sua biglia c'è, cioè no, una biglia di Lugli che è molto vicina alla sponda lunga. Ma spostando la boccetta bianca verso la sponda alta, quindi stai poi avrebbe solo ad alzare il pallino, però stai parlando di mandiamo lo strato, quindi stai parlando di questa boccetta, chiaramente quella che ho disegnato con una X, questa. No, no, questa qui spingerla su. Sì, esatto. E alzare il pallino. Adesso se alzi il pallino, poi spinge su quella foto di colore. Vabbè. Diciamo che ci va molto vicino. Ci va molto vicino. Foto di colore. Bella giocata da parte di una scelta direi opinabile, ma da molto apprezzare, proficua, eh? Da apprezzare, perché sinceramente proprio fermare quel pallino lì, Lugli molto probabilmente se ci sono già gliele dà senza far giocare l'appoggio, certo, sulla bianca. Quindi stanno valutando la distanza tra questa e questa, esatto andiamo, sì, lo strato. Bravo. Se però quello dovesse essere il punto rosso, sono 8 di invece è bianco. Invece è bianco. A questo punto. Quindi lo scenario cambia. O sì, si accontenta di 5 punti. Sì, sì, ormai deve fare con così. Con tre boccette vicino. No, no, non ha altra scelta. Non ha altra scelta. Adesso non può più giocare diversamente. Gioca per i 5 punti. D'altronde non si può fare nient'altro. Non so cosa stia architettando, perché non c'è soluzione di 5 punti. Infatti ha capito che non c'era. Però se l'era giocata veramente però 5, bene. 5 punti che sono pesanti in questo momento, perché si porta a 34 e adesso può portarsi davvero tanto in chiusura la Derry se si gioca bene questa bocciata. Comunque l'ha mancata di niente. Sì, è stata straordinaria. Come avevi detto tu, molto opinabile, però si era preso. No, perché avendo due boccette alla corta già certa, poteva giocare due in attacco di calcio, sì, certo. Però poteva non far nulla. Quindi vediamo se cede verso il filotto il pallino, molto vicino, e realizza 10 punti di una importanza fondamentale per Naderi, che tra l'altro chiude il gioco con il pallino a sponda. Fantastica la bocciata di Naderi. Lugli in questo momento è all'angolo. Nel terzo set purtroppo è stato inesistente, due bocciate uno peso dell'altra, ha fatto solo quel tiro magico da 16 punti che l'abbiamo tanto decantato. Però è stato alla fine solo quello. Solo quello, solo quello. E con un sol tiro farne 50 dei punti. Mi sembra abbastanza finché difficile. Finché non inventiamo un tiro da 50. Mi sembra già tanto da 16. Sì, adesso tu non sei informato sulla globalità di come vive il mondo delle boccette, questo regolamento internazionale che dà la possibilità di fare tanti punti di rimessa. La storia del biliardo boccette nasce con pochissimi tiri di rimessa e molti punti di accosto. Per velocizzare, ma anche per spettacolarizzare di più, c'è stata gioco, a questo, diciamo,
pensiero si oppone la vecchia scuola, la vecchia scuola che dice non è più biliardo, è goriziana, è un modo per svilire quello che abbiamo imparato fino a ieri, però poi alla fine vediamo che ci sono delle anche scelte che si devono ricordare di come si giocava in accosto, altre che ti impongono di perfezionarti nel tiro di rimessa o di modernizzarsi, e poi il biliardo è lo stesso, quindi certo, tu lo puoi giocare anche tradizionalmente oppure lo puoi giocare in modo un po' più arrembante, con esatto, più tiri di rimessa rispetto a quelli di accosto. Però poi abbiamo avuto Lugli che imperversava di bocciata dall'inizio, ha perso il primo set perché Nadal gli ha fatto quel 16 dove lui aveva sbagliato qualcosina, nel secondo ha stradominato di bocciata e ha fatto anche qualche bel punto di rimessa, nel terzo non ha fatto un punto di bocciata e ha preso quasi cappotto al momento. E adesso la situazione si fa davvero super critica per Lugli, perché si giocherà tra pochissimo l'ultima boccetta, lasciandone due di vantaggio a Lugli, che qui mancano solo 6 punti. È difficile pensare che possa raddrizzare le sorti di questo match Lugli. No, a Lugli è impossibile. È passata la possibilità con i due pallini che aveva nel secondo set, che in qualche modo, sbagliando completamente la bocciata, non ha potuto costruire quella forza dirompente che gli aveva dato la possibilità con quel pallino. Tra l'altro non riesce a smuovere la situazione, quindi direi forse che i giochi sono fatti, caro Loris, non credo. Dovrebbe combinare troppi disastri per rimettere in gioco il suo avversario Nadal. Tu non lo vedi, io non lo prevedo. Penso che Nadal abbia partita vinta e che Lugli abbia, ahimè, confidato principalmente nella sua bocciata che era infallibile, e si è trovato invece a sbagliare qualcosa e poi non essere più capace di... Può permettersi anche un errore, chiaramente, se di errore, infatti non rischia la terza boccetta perché non voleva scombinare niente, il punto era già in cassaforte e adesso si gioca la possibilità di vincere l'incontro con la bocciata. Deve realizzare il rosso oppure 3 birilli bianchi, ma abbiamo visto un Nadal in piena luce nelle ultime bocciate, quindi è difficile pensare che non ci sia l'epilogo già in questa conclusione. E chiude, io vado a prendere due parole dai protagonisti. 6 punti per Nadal, che vince al terzo set 51-22, nei primi due aveva primeggiato nel primo Nadal 53-31, nel secondo dominio di Lugli, ma al terzo set, quando ci aspettavamo lo stesso copione del secondo, Lugli ha sbagliato le due bocciate che ha avuto a disposizione e non ha costruito la posizione prediletta per cercare di imbavagliare il gioco di Nadal, e quindi Nadal è ancora in gioco per il tricolore. Lugli va a Carpi con un bel risultato, essere arrivato al 6° posto nella classifica generale, ma non ha più possibilità di riconfermarsi campione, che è stato 3 anni fa. E adesso le interviste di Nicola Biondi ai due protagonisti. Eccomi sul campo di gara con i protagonisti dell'incontro. Partiamo dallo sconfitto da Lugli. Peccato, diciamo, la media delle sue bocciate nell'ultimo set è scesa notevolmente e anche qualche piccolo errore sull'accosto, però insomma già arrivare a giocare il playoff era un tuo obiettivo. Peccato, insomma, ti sei dovuto fermare subito. Sì, no, ma diciamo che ha meritato. Alessandro ha giocato meglio, punto sicuramente. Io penso nel terzo set di aver bocciato 3 pallini, 2 pallini, ho fatto un filotto e uno l'ho sbagliata, quindi ho bocciato relativamente male, ma più che altro non ho contato, ecco, quindi merito ad Ale, che insomma è stato bravo, più bravo di me, c'è poco da fare, quindi va bene così per quest'anno, dai, ci siamo salvati. Comunque sì, l'importante è il mantenimento della categoria, peccato, speravi sicuramente di far parte della pool finale. Dal momento che sei qua, giustamente, tiri a vincere, poi insomma dai, è andata così.
che in bocca al lupo per la prossima stagione, ti auguriamo di ritornare tra le prime posizioni. Prendo due parole al volo anche da Naderi, grazie Luigi. Prendo due parole al volo anche da Naderi, sicuramente meglio di ieri la tua apparizione sul televisivo, forse contava molto di più oggi rispetto all'ultima giornata che hai giocato ieri. Ti abbiamo visto molto meglio sia in bocciata, qualche problema nel secondo set in cui Luigi ha giocato molto sul pallino sul castello, poi dopo diciamo sei ritornata nella tua zona comfort appoggiando sempre il pallino alla sponda corta. Ciao, sì, diciamo che intanto ringrazio Gianni per i complimenti. Allora sì, ho giocato molto bene a punto, forse è un piccolo vantaggio che magari ieri l'ultima partita io qui l'avevo già giocata e appunto avevo giocato molto bene anche ieri. Fortunatamente Gianni dopo i primi due set, gli ultimi due o tre pallini mi ha un pochino risparmiato, se no, però... Lui ha già vinto talmente tanto che mi ha lasciato un po' di spazio, diciamo. Comunque no, io ho giocato molto bene appunto, ho fatto forse più filotti di ieri. Quindi ti lasciamo concentrato perché dovrai giocare la finalina del playoff per andare nei migliori quattro, quindi in bocca al lupo per il proseguo della tua manifestazione, ti faccio i complimenti per questa bella partita. Crepi il lupo, grazie. Do la linea a Loris per la chiusura. Dunque, abbiamo visto la vittoria di Alessandro Naderi 2-1 nei confronti di Gianni Lugli, quindi si qualifica per la finalina, come ha detto Nicola Biondi. Qui seguiamo qualche bella giocata del secondo set di Gianni Lugli, anzi questa è la finale del secondo set, il 12, e questa è un'altra bellissima giocata di Naderi, quella che in qualche modo ha cambiato le sorti di questo terzo set, perché già riuscire a fare quegli 8 punti ha conquistato Lugli, che aveva risposto prendendo con questo 16 ma poi si è arenato completamente. Ma credo che Lugli nel terzo set fosse un po' più scarico e l'ha dimostrato nella bocciata, due tiri, un 4 con rimpallo e una bocciata sbagliatissima e due volte il gioco nella parte alta dove Naderi ha stradominato. Quindi Naderi si prepara ed è ancora in lista per il tricolore. Lugli l'abbiamo sentito anche comunque contento per la prestazione, perché a questi livelli bisogna sapere accettare anche un sesto posto nella classifica finale nazionale su 16 quando ci sono tutti i migliori. Allora noi diamo l'appuntamento tra circa 15 minuti dove vi proporremo l'altra partita dei playoff, quella tra Andruccioli e Corbetta, quindi rimanete con noi tra poco su Billiard Channel, il canale del biliardo.